Luca Calvani ha raccontato al Grande Fratello come è iniziata la sua storia d'amore col compagno Alessandro. L'attore 50enne, che durante la sua lunga carriera ha recitato anche nella serie TV Sex and the City con Sarah Jessica Parker, è tra i concorrenti dell'edizione in corso del reality di Canale 5. Qui il toscano ha ricordato come 8 anni iniziò a frequentare Alessandro Franchini, che ha 16 anni meno di lui. La prima sera vedevo le lucciole intorno a noi, è stato bello, ha affermato. Dopo la serata trascorsa insieme lui lo riaccompagnò alla sua auto, rimontiamo in macchina, guido io, lui mi fissava, sentivo il suo sguardo che mi friggeva sulle tempie. Zitti tutti e due tutto il tempo, arrivati alla vettura di Alessandro, i saluti, lui è partito per Viareggio e io sono ripartito per Prato. Ma Calvani non ha resistito, dopo un chilometro gli ho telefonato. E siamo stati al telefono per 8 anni, così hanno continuato a frequentarsi. E, inizia questa relazione, lui mi veniva sempre a trovare la sera tardi. Stavamo sempre in riva al mare, lui portava il gelato e le birre, eravamo sempre lì fino a tardi a parlare davanti al mare. Nel 2019 i due sono andati a convivere dopo che hanno avviato la loro attività, lo stupendo resort in Toscana, Le Gusciane, non distante da Camaiore, che sta ottenendo grande successo e molti riconoscimenti. Abbiamo iniziato a convivere 5 anni e mezzo fa, nel 2019. 2 anni e mezzo dopo. Ci eravamo conosciuti nel 2016 e siamo andati a convivere nel marzo 2019. Quando abbiamo comprato il casale, prima abitavamo ognuno a casa sua, ha spiegato. Fino a quel momento distavano circa 1 ora di auto l'uno dall'altro, ma comunque la distanza non era un problema. Alessandro abitava con i genitori. Inoltre avrebbe mentito su 2 cose a Luca. All'inizio mi ha mentito sulla sua età, mi ha detto che aveva 2 anni in più. Mentì anche sulla sua taglia di scarpe, mi disse che aveva un 39, ma si vergognava perché aveva un 37 e mezzo massimo 38. Gli volevo comprare un paio di scarpe da ginnastica e mi disse di no.